Benvenuti alla seconda puntata di Sulle rive di una nuova era, gli ecovillaggi e le reti. Allora, io sono Lara Fontanelli, co-presidente della Rive e socia dell'associazione da ormai 10 anni. E prima di entrare nel tema di oggi, vi vorrei ricordare che il prossimo appuntamento sarà il 18 aprile con Giorgia Lattuca, l'altra co-presidentessa, che ci farà conoscere Riccardo Clemente e Mario Cecchi del Popolo degli Elfi in un incontro dal titolo Il segreto della longevità tra luci e ombre. E vi volevo anche ricordare che potete guardare i video quando volete, li trovate sul canale di YouTube di Rive, su Facebook e sul canale Telegram. E invece oggi vi presento Alfredo Camozzi della Comune di Bagnaia. Ciao Alfredo, Ciao Lara. raccontaci un po' di te, di chi sei, che cos'è la Comune di Bagnaia. Ma dunque, io innanzitutto sono un docente di filosofia e storia in pensione e la Comune di Bagnaia vive dal 1979, quest'anno compie il suo 42esimo anno, ed è nata dall'unione di due precedenti comuni, per cui la storia di Bagnaia risale praticamente alla fine degli anni 60. Quello che metterei in evidenza è che si tratta di una comune, nel senso della totale condivisione dei beni e delle risorse umane, delle decisioni e dei diversi servizi che avvengono all'interno della realtà della comune, ivi compresa l'attività agricola, ovviamente biologica, e dall'altra parte una realtà che punta come ecovillaggio all'autosufficienza non solo alimentare ma anche energetica. Oltre a questo, possiamo dire che abbiamo tantissime attività che si svolgono sia all'interno della comune sia all'esterno, soprattutto anche a livello locale, bensì alcune attività riguardano anche relazioni di carattere internazionale. Posso dire che personalmente sono stato presidente della Rive dal 2008 fino al 2012. E che ho visto nascere sostanzialmente la rete a partire dal 1996, quando è stata fondata a seguito di un convegno ad Alessano organizzato allora dal GEN, cioè il Global Ecovillage Network. Alessano si trova in Puglia, e poi ovviamente con la frequenza costante ogni anno delle varie attività della rete, prima con persone diverse dal sottoscritto, ma a partire dal 2007 in maniera costante, io, oltre ovviamente ad altri eventi a cui ho partecipato in precedenza. Bene, grazie Alfredo. E allora entriamo un po' nell'argomento di oggi, provando a rispondere alla domanda: gli ecovillaggi sono o possono essere una risposta concreta nell'attuale crisi sociale, economica e ambientale? Ma sicuramente sono una risposta vincente, prima di tutto perché sono un modello di esistenza che vuole essere una sorta di ingegneria sociale. Gli ecovillaggi sono come delle piccole entità autonome esistenti all'interno dello Stato, potremmo dire quasi delle enclave li di libertà all'interno di un'organizzazione statale che molto spesso non è così, diciamo, favorevole ai propri cittadini. L'ecovillaggio è un luogo nel quale è possibile conciliare da una parte l'impegno nel territorio, l'impegno sociale con l'impegno ecologico e inoltre anche un modello di resilienza, non solo perché nell'ecovillaggio hai la possibilità di trovare un contatto di comunione con gli altri membri della realtà comunitaria, ma anche perché hai la possibilità effettiva di metterti alla prova attraverso il lavoro quotidiano, attraverso gli impegni che prendi in relazione con gli altri. E una condizione fondamentale dell'ecovillaggio è quello di tenere conto che le tue personali energie debbano comunque fare i conti con le energie degli altri e quindi debbano tentare di conciliarsi con gli altri, quindi anche le relazioni sono fondamentali, quindi non soltanto l'aspetto, chiamiamolo così, economico, perché garantisce la base materiale di esistenza dell'ecovillaggio. Dalla nostra esperienza abbiamo visto che l'aspetto economico aiuta molto anche sul piano relazionale e sulla possibilità di fare andare avanti l'ecovillaggio. Questo è il motivo per il quale noi abbiamo
stata la scelta della condivisione totale delle risorse, cioè sostanzialmente non abbiamo proprietà privata individuale, ma tutte le proprietà, ivi compresi i nostri redditi, vanno direttamente all'interno della comune e quindi di conseguenza è la comune la proprietaria di ogni tipo di bene che esiste nella comune di Bagnaia. E noi siamo semplicemente coloro che gestiscono i beni che comunque sono i beni che noi abbiamo messo senza divisione di quote all'interno della comune come proprietà indivisa. Quindi il nostro è un modello che ha resistito anche per questo motivo, non solo per questo motivo. Certamente le difficoltà sono state tante, che sono superate, altre se ne profilano, perché vivere nella realtà comunitaria non significa che siamo dei santi, significa che siamo delle persone che si confrontano con, quotidianamente anche con i propri limiti, no? E quindi di conseguenza con la necessità anche di mettersi in discussione, di acquisire anche la capacità di farlo. Concordo notevolmente. Allora, ti volevo chiedere anche, appunto, parlando di Bagnaia nello specifico, se in questo periodo particolare, ecco, chiamiamolo così, cosa è cambiato nella vostra vita quotidiana, e soprattutto anche nella progettazione futura, sia appunto a livello di relazione, sia a livello economico. Quindi cosa è cambiato nella comunità? Ma dunque, innanzitutto posso dire questo, che il Covid è stata ovviamente una batosta piuttosto pesante per quanto riguarda tutte le attività a cui noi eravamo abituati come relazione esterna, perché bisogna dimenticare che con le restrizioni che ci sono, tante iniziative non sono state possibili. Dal marzo dell'anno scorso fino ad oggi. Speriamo che ci sia la possibilità di aprire tra poco, ma purtroppo sembra che attualmente ancora siamo dentro il tunnel. La cosa che è cambiata quindi è che anche le attività per le quali noi eravamo, diciamo così, ormai soliti fare, queste attività non sono state possibili dal maggio, del primo maggio e poi tutti i maggi che facciamo nel mese, cantando e a poesia d'improvviso nelle aie vicine alla nostra realtà comunitaria, anche qualche volta un po' lontano, fino alla celebrazione del 25 aprile, la questione poi di Terra Rossa che noi organizziamo normalmente intorno al 23-24 di giugno. Insomma, queste sono attività, diciamo così, ormai storiche della realtà della comune di Bagnaia, che comunque non si possono fare, ivi comprese le feste periodiche che noi organizziamo nel mese di settembre. Quindi queste sono attività che non abbiamo potuto fare, ripeto. Vi sono attività che invece abbiamo potuto in qualche modo mantenere, alcune attività online, in modo particolare contatti con la Rive, direi piuttosto costante, molto importanti sono gli incontri che facciamo almeno un paio, dopo ogni paio di settimane. E l'altra cosa importante è il contatto anche con un gruppo del Gen Europa, con il quale ci vediamo a scadenze grosso modo bimensili, ecco, grosso modo per dare un'idea, proprio per poter portare avanti lo scambio, la conoscenza reciproca, l'approfondimento di temi di interesse comune. Ovviamente la vita interna è cambiata su altri aspetti, è cambiata perché abbiamo dovuto prendere delle precauzioni. Noi siamo una comunità nella quale esistono varie persone, soprattutto i fondatori o anche le persone di lunga permanenza come me e Emi, che è la mia compagna e moglie, che sono persone considerate fragili, cioè alcune lo sono anche, diciamo, realmente, con malattie che hanno avuto piuttosto pesanti, altre meno, però la fragilità ovviamente esiste, quindi di conseguenza abbiamo deciso di proteggere queste persone. La protezione avviene in vari modi. La prima è che chi fra di noi ha relazioni con l'esterno più frequentemente fa i tamponi, per esempio. Chi ha
già da fuori, e quindi ha avuto la possibilità di andare a trovare parenti, amici per motivi legati molto spesso anche ad emergenze, purtroppo, tornano, ma ovviamente tornano tamponati e restano e rispettano un periodo di quarantena. Ecco, teniamo presente che la dislocazione delle abitazioni qui a Bagnaia, tutto sommato, lo permettono, quindi questo aiuta il fatto che le persone non si sentono separate dal vivere comunitario, ma è un servizio che a loro volta danno alla comunità accettando questo limite. Ovviamente al termine della quarantena ritornano a stare insieme con noi. Questo ha permesso il fatto che nessuno di noi è stato contagiato, così come nessuno di noi ha contagiato altri, no? È vero che abitiamo in un ambiente dove il contagio non è stato molto, molto forte, siamo una piccola frazione del comune di Sovicille, ma è altrettanto vero che, per esempio, il comune di Sovicille è stato zona rossa per molto tempo, proprio a causa della presenza di numerosi contagiati e numerosissime persone poste in quarantena. Quindi ci siamo resi, diciamo, responsabili, ecco, di questo. Ovviamente questo significa che le attività che vengono dall'esterno non sono state possibili o fortemente limitate, perché il problema che c'è è appunto quello di evitare di essere da un lato contagiati e dall'altro di contagiare. Non siamo fra i negazionisti, secondo me una posizione del genere è assurda, e lo dico anche perché sono dati oggettivi. Si può avere visioni diverse sulle vaccinazioni, si può avere visioni diverse su altri argomenti, ma non sul dato oggettivo in sé. Si può avere visioni diverse anche rispetto alle disposizioni prese a livello nazionale. Per esempio, personalmente penso anche che sia una grossa, come si può dire, esperienza autoritaria quello che l'Italia sta in questo periodo vivendo. E quindi in questo ci sono dei rischi reali che dovrebbero preoccupare tutti, ma che comunque possono anche far crescere un senso di attaccamento alla libertà e alla democrazia ancora maggiore. E questo può essere anche un'energia che può esserci utile nel prossimo futuro. Ecco, quindi io credo che con tutte queste consapevolezze sia comunque importante prendere molto sul serio la pandemia e non riderci sopra. La cosa che facciamo è che ci scambiamo ovviamente costantemente informazioni, prendiamo insieme le decisioni su come agire, e quindi noi adottiamo il metodo del consenso, quindi di conseguenza se c'è anche una persona che non è d'accordo si cerca in un qualche modo di trovare un compromesso, una soluzione che permetta di trovare una linea comune. Non sempre la cosa funziona, in quel caso si fanno piccoli gruppi e si cerca di togliere o di smussare gli angoli, e in modo di poter poi riprendere insieme. In questo momento noi viviamo una situazione relativamente tranquilla dal punto di vista della malattia. Nello stesso tempo stiamo ponendoci domande sulla permanenza degli ospiti di lungo periodo, e quindi stiamo discutendo di questo. E poi abbiamo la possibilità comunque di gestire un territorio che è molto bello, sono 80 ettari, quella è la proprietà della comune, per cui passeggiare e muoverci per noi non è un problema. Dal punto di vista economico non abbiamo avuto grosse conseguenze, anche perché diversa gente viene ad acquistare i nostri prodotti qui alla comune, perché siamo anche un'azienda agricola, la quale viene gestita da una cooperativa a cui l'associazione affitta i terreni e le case annesse. E quindi questo è il punto. Ecco, semmai c'è un problema, chiamiamolo così, sociale, forse un'irritazione un po'
superiore rispetto ad altri momenti, dato il fatto che comunque non possiamo andare troppo in giro. Quindi questo è il fatto. Noi siamo persone che amano molto viaggiare e tenere i contatti con l'esterno. Purtroppo questa situazione ci costringe e qualche livello di irritazione fuori le righe maggiore oggi rispetto al recente passato. Se devo rilevare una differenza è proprio questa difficoltà, no? Perché avviene proprio nel momento in cui invece abbiamo nuovi arrivi e questo ovviamente da un lato riempie di gioia, dall'altra parte le persone che vengono ci vedono un pochettino più nervosetti, il che ovviamente non facilita tanto la comunicazione quotidiana, però direi che in generale le cose procedono in maniera positiva. Sì, infatti Non a livello so se ho agricolo. toccato tutti gli Sì, argomenti che hai chiesto. praticamente sì. Avevo Ok. anche altre domandine da farti, ma hai già espresso tutto in realtà. L'unica cosa che ti chiedo un po' più nello specifico è sull'ambiente, perché appunto dicevi che a livello ovviamente di azienda agricola non è cambiato niente, ovviamente, perché il lavoro è andato avanti come sempre. Ti volevo soltanto chiedere se credi che questo periodo storico abbia influito invece sulla crisi ambientale che ormai c'è in atto da decenni, quindi abbiamo Ma visto che. paradossalmente direi che ci vorrebbe un Covid ogni anno per l'ambiente. Ovviamente qualcuno non prenda seriamente questa. Però nel senso che di fatto c'è una vita animale soprattutto molto, molto più viva e vivace e attiva. Quello che io sto notando, per esempio, è che si vedono caprioli a poche decine di metri da casa, cinghiali altrettanto, istrici altrettanto. Si sta rinfoltendo il numero delle gallinelle d'acqua dolce, che sono uno dei segnali di benessere ecologico nel nostro laghetto. Abbiamo avuto a giugno scorso una quantità enorme di lucciole, che le abbiamo sempre, ma non in così grande presenza. Quindi vuol dire che la vita che la natura ci offre ne ha trovato un vantaggio su questo, nonostante i cacciatori, nonostante tutti i limiti che vengono posti ovviamente ma forse anche perché il nostro territorio è comunque un territorio protetto, perché l'intero nostro bosco è un bosco nel quale i cacciatori non possono cacciare, perché è considerato un bosco di ripopolamento. Ebbene, non soltanto i fagiani, ma un po' tutti gli animali vi si rifugiano, un po' come se avessero una specie di comunicazione non verbale, anzi ce l'hanno di certo, in base alla quale vanno nei luoghi che sono considerati un pochettino dei santuari sotto certi aspetti. Ebbene, la comunità di bagnai un po' è questo, no? Un po' è questo, perché il nostro bosco, che sono praticamente 45 ettari, è pieno di vita animale. E questo naturalmente ci aiuta tantissimo anche per quanto riguarda la salubrità dello spazio nel quale noi viviamo, perché ovviamente se questo avviene per gli animali vuol dire che c'è una ottima condizione ambientale anche per gli esseri umani. E ovviamente cerchiamo di tenere cura del nostro territorio, questo è chiaro, come tutti il resto tra gli ecovillaggi fanno. Beh, ti faccio l'ultimissima domanda. Allora, abbiamo parlato di ecovillaggi in generale, di Bagnaia come esempio concreto, e sapendo che sei molto attivo in rive, ti chiedo anche di raccontare a chi ci segue quali strategie stiamo attuando in questo momento come rete. Prima hai parlato degli incontri online tra gli ecovillaggi, e poi appunto te per primo stai portando avanti una proposta di legge. Sì. Ecco.
Sì, allora, come rete, allora, l'impegno naturalmente è stato quello che abbiamo profuso online, Federico Palla di Lumen, io per Bagnaia, ma comunque entrambi per la rete italiana dei villaggi ecologici, e Coboldo per Damanur, ma Coboldo è presidente del CONACRES, che sarebbe il coordinamento nazionale delle comunità etico-spirituali e intenzionali. Poi abbiamo la Cinzia Beniatti, che si è impegnata per il co-housing. Ebbene, questo gruppo di persone hanno buttato giù gli argomenti di una legge che poi è stata sistemata insieme con esperti giuristi, avvocati, esperti di bene comune, i quali ci hanno aiutato a dare una veste, come si può dire, parlamentare, ecco, giuridica, no, della legge, la quale è stata poi sollecitata in primo momento, ma poi successivamente anche depositata alla Camera di recente, alla fine dell'anno scorso, quindi nel 2020, e che attualmente stiamo cercando di promuovere, non soltanto premendo sui parlamentari prevalentemente dei 5 Stelle che hanno dato la loro disponibilità in questa direzione, lo dico non perché io sia dei 5 Stelle, anzi non lo sono affatto, ma perché è giusto dire che ci sono stati dei parlamentari di una certa parte politica che hanno preso questo tipo di iniziativa, e dall'altra parte stiamo cercando appunto di dare gambe a questa legge attraverso una raccolta di firme. La raccolta di firme ovviamente non ha un significato giuridico, perché giuridicamente è l'iter parlamentare che conta, ma può essere un appoggio, un sostegno di carattere politico ad una dal basso, indipendentemente da come la pensiamo politicamente, un sostegno alla legge, e quindi lo strumento è l'iter parlamentare, l'adesione alla raccolta delle firme è un impegno sociale della rete, e quindi da questo punto di vista siamo ovviamente impegnati. Poi altre cose, la partecipazione agli incontri bisettimanali è molto bella, perché andiamo proprio dentro le questioni degli ecovillaggi, cosa che molto spesso manca ai nostri incontri periodici, dove ci perdiamo di più su aspetti di carattere organizzativo, di carattere burocratico, qualche volta sono anche un po' noiosi, proprio per questo motivo, ma almeno questo è il mio giudizio, ma ovviamente bisogna fare anche quelle cose lì, però bisogna trovare naturalmente anche lo spazio per poter far sì che si parli davvero delle questioni concrete, perché poi sono quelle che determinano la vita o la fine di un'esperienza di ecovillaggio. Quindi è molto importante questa cosa, il fatto che ci sia spazio per poter scambiare non solo informazioni, ma scambiare esperienze, no? Perché poi si impara sempre, si impara sempre. Non si impara soltanto dai, fra virgolette, dai vecchi, chiamiamolo così, o dalle esperienze più longeve. Si parla anche dalle esperienze più giovani, perché danno informazioni utili, per esempio, per coloro che pensano già di essere in una situazione, no, ottimale, poi in realtà qualche volta si trovano in una situazione di difficoltà, per esempio il cambio generazionale, come farlo, no? Per esempio come gestire gli ospiti di lungo periodo, per esempio le comunità giovanili non si pongono tanti di questi problemi, anzi non ce li hanno, hanno problemi altri, quello di espandersi, no? Mentre una comunità come la nostra, più vecchia, ha il problema anche di come difendere ciò che è stato fatto fino a questo momento, no? Quindi ci possono essere delle divisioni, no, che si creano proprio su questa base, sul fatto che c'è un'esperienza storica che in qualche modo difende ciò che è stato realizzato e quindi lo vuole promuovere anche dei giovani, e dall'altra parte i giovani vogliono portare anche qualcosa di diverso, e quindi può esserci un contrasto e una difficoltà. Bisogna invece ascoltare
adattandosi c'è la possibilità di superare sia dagli uni che dagli altri le difficoltà che possono incontrare. Sì, infatti uno delle cose positive che ci ha dato questo periodo è che ci stiamo incontrando forse un po' di più stiamo dialogando di più rispetto al vedersi di persona per le difficoltà che certo, ci sono. Cioè, devo dire, io intanto ringrazio molto Lara e anche Giorgia perché tutto il direttivo attuale, perché io sto notando che c'è un attivismo molto positivo nei confronti della rete e quindi che le cose stanno andando avanti in maniera giusta, sulla giusta strada, ecco, che è quello appunto di pensare che l'esistenza degli ecovillaggi e insieme dei soci che appoggiano la rete italiana dei villaggi ecologici sono una sinergia fondamentale. Perché da una parte, vedete, i soci hanno la capacità di dare degli stimoli e delle idee da persone che desiderano vivere negli ecovillaggi, quindi si aspettano, quindi vivono ancora nella condizione del sogno, e dall'altra parte l'ecovillaggio che qualche volta rischia di vivere la vita quotidiana, no? E quindi il sogno sì c'è, però qualche volta resta un pochettino lì, no? Nel cantuccio. Invece è importante ricordarlo per poterlo riproporre, perché la vita quotidiana molto spesso ti porta altrove, ti porta alle preoccupazioni di tutti i giorni, no? Lavorare per poter portare il necessario alla comune o all'ecovillaggio, pensare a sistemare i tetti o a sistemare le caldaie, pensare a come andrà la prossima riunione, oh Dio mio, che problema avremo il prossimo incontro, rischiamo di non essere d'accordo, forse sì, no, eccetera, eccetera, no? Quindi praticamente preoccupazioni che riguardano la vita di tutti i giorni, dimenticando per esempio che dall'esterno ci si aspetta che l'ecovillaggio dia anche un segnale di speranza, perché di fatto sono delle esperienze, delle realtà di speranza e di possibilità concreta. Utopia ha due radici, no? Una è utopos, che significa non luogo, l'altra è eutopos, che significa luogo felice, cioè un luogo che c'è, non un luogo che ci sarà domani, no? Ma che c'è. E quindi di conseguenza è importante che questo messaggio in qualche modo vada mediato. E la rete svolge un ruolo fondamentale su questo non c'è dubbio. Cioè, c'è stato, io che ho vissuto la fase artigianale della rete, no? Sostanzialmente quando la rete ancora era prevalentemente, diciamo così, scambio tra ecovillaggi, qualche volta anche basato più sul rapporto amicale che sul rapporto reale di collaborazione, oggi è una rete che parla un po' a tutti, no? Che non parla soltanto agli ecovillaggi, ma che parla anche a persone che sono alla ricerca. Basta vedere quante persone visitano il sito della rete, basta vedere anche quante persone. Anche io sono rimasto meravigliato nel vedere il sito del film di Bagnaia, che è stato visitato da 104.000 visioni. Cioè, io sono rimasto così. L'ultima cosa che secondo me andrebbe detta, per esempio, sono anche le azioni che fanno i singoli ecovillaggi. Pensate per esempio all'attivismo di un ecovillaggio come antico, ma poco conosciuto, come Orosia, no? Nel Piemonte, no? Che è nato come ecovillaggio femminista e che esiste anch'esso da molti decenni. Quest'anno per esempio ha messo in piedi, ma l'evento che fanno normalmente l'hanno messo in piedi online con tantissimi stimoli che tra l'altro sono stati registrati e che sarebbe anche interessante far girare. Altra cosa che metterei in evidenza, no? Le attività che fa normalmente altri ecovillaggi, in modo particolare Tempo di Vivere, sul tema delle relazioni, altre attività che vengono portate avanti.
anche da Lara stessa, ma direi anche da Francesca Guidotti, per quanto riguarda sia il tema delle relazioni, sia il tema della conoscenza degli ecovillaggi, l'impegno che viene portato avanti da Lumen, no? Con le loro proposte, direi quasi settimanali, no? Online. Quindi questa dimostra una vivacità davvero notevole. Davvero notevole, e che va al di là degli incontri che noi facciamo. Quindi posso dire che il Covid, da questo punto di vista, ci ha insegnato che in una assenza di vicinanza, diciamo così, fisica, comunque è un patrimonio importante della rete, no? Quello di sentirsi solidali, fisicamente solidali gli uni con gli altri, ha portato anche a scoprire l'importanza delle relazioni online. Che sono possibili, no? Coprendo quindi un vuoto che altrimenti sarebbe stato difficile da colmare dopo un anno di Covid. Ecco, e vorrei dire una cosa, un anno durante il quale si è partiti con grande speranza che terminasse presto, con un grande desiderio da parte di tutti anche di cooperare, no? Perché si superasse quell'impasse. Arrivando poi alla delusione che dopo un anno le cose fondamentali non sono state fatte. È stato speso poco per la sanità, è stato speso poco per la scuola, è stato dato un'informazione costantemente poco trasparente, ma soprattutto contraddittoria. Quindi queste sono cose che andrebbero risolte, e la responsabilità non è soltanto, tra virgolette, dei governi e anche delle opposizioni e anche delle persone che non si sono fatte sufficientemente sentire in maniera propositiva e non stupidamente negazionista in questa condizione. Benissimo. Allora, concludiamo che è finito il tempo a nostra disposizione e vorrei ringraziare Alfredo e a tutti voi che ci state ascoltando in questo momento. E vi ricordo che il prossimo appuntamento sarà il 18 aprile e potete scrivere nella chat se avete delle domande o temi che vorreste che affrontassimo nelle prossime puntate. E visto quello che diceva anche Alfredo prima, ecco, se volete seguire quello che fanno gli ecovillaggi e la Ribe, potete iscrivervi alla nostra newsletter o seguirci. Grazie, grazie Lara, un Grazie abbraccione. Alfredo, grazie a tutti.